Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo ascoltato le bellissime letture di questa 21ª domenica del tempo ordinario, che sono chiaramente uno scossone che Gesù attraverso la liturgia cerca di dare ai nostri cuori, alla domanda, come ieri sera accennavo nell'omelia introduttoria, se molti si salvano. Lui risponde: si deve passare per la porta stretta, molti cercheranno di farla ma non ci riusciranno, e tra quelli che non ci riusciranno, sinteticamente risiede nel Vangelo, ci sono anche coloro che hanno mangiato e bevuto in sua presenza, che sempre a quello che Gesù dice in termini abbastanza severi, ma questo è quello che ci dice il Vangelo di oggi, è che saranno gettati fuori, dove sarà pianto e stridore di denti. Quindi di fatto si tratta di un'ammonizione a non avere timore di passare attraverso questa porta stretta. Accennavo ieri sera che una dimensione fondamentale di questa porta stretta la troviamo nella seconda lettura, questo passo molto importante della lettera agli ebrei, e che dobbiamo meditare un po', perché una delle conformazioni che la porta stretta prende sono i momenti in cui il Signore interviene nella nostra esistenza per correggerci. La parola greca che indica la correzione è paideia. Sentiamo anche noi il linguaggio contemporaneo, no? Il pedagogo. Chi è il pedagogo? Il pedagogo è uno che ti porta alla buona educazione, che ti educa. Educare che significa? Voi siete stati papà e mamma, tra l'altro qui l'autore dice: siete stati papà e mamma? Voi che siete stati papà e mamma avrete fatto bene il vostro lavoro, non sarete fatto fare ai vostri figli tutto quello che gli pare, ma se li avete educati, cioè quando facevano qualcosa di buono, bravo, quando facevano qualcosa di cattivo, la correzione. E come si fa la correzione? Punto interrogativo. Ecco, la correzione si fa anzitutto con amore, quindi spiegando le cose, cercando di far capire, e certe volte mia mamma aveva degli ottimi metodi educativi e io la devo ringraziare, mia mamma, perché se non avesse avuto i suoi ottimi metodi educativi, perdonatemi, riferimento personale, col carattere che ho, io ero una delle persone che avrebbe potuto fare una brutta fine. Mia mamma era molto severa, dico, insomma. E ringrazio il Signore che sia stato così, perché nonostante la severità, poi c'è sempre stato molto in me da convertirmi e ce n'è tuttora, però quelle correzioni, quelle linee mi hanno impedito, mi hanno aiutato a non deviare verso qualche percorso poco raccomandabile, dal termine della seconda lettura, no? Dice: rinfrancatene, perché il piede zoppicante o si storpia o guarisce. Se sei educato c'è la possibilità che guarisca, se sei lasciato allo stato brado, mi sono fatto male l'altro giorno, adesso per qualche tempo devo portare, perché se lasci allo stato brado, quella piccola cosa che c'hai ti degenera e te la porti per tutta la vita, perché le cose problematiche in questo mondo, anche per questi piccoli incidenti familiari, sappiamo bene che non si guariscono da solo, c'è bisogno di un intervento correttivo. Ora, questo è molto importante perché, capite, se noi stiamo nell'ottica, riprendiamo alcuni passaggi della seconda lettura, no? Dice: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote, adesso vi dico in greco, percuote chiunque riconosce come figlio. Sapete il termine percuote in greco, che verbo ha e qual è il significato letterale? Se qualcuno salta dalla sedia, il verbo è mastigou. Mastigou letteralmente significa frustare, colpire con un flagello. Avete mai sentito parlare, se ne parlava molto un tempo, adesso questo è argomento assolutamente tabù, se lo nomini succede il finimondo, ecco, è pericolo che cade qualche fulmine dal cielo. I flagelli divini, avete mai sentito nominare? La scrittura è piena di questa cosa, nel libro dell'Apocalisse non soltanto, ma in tutto l'Antico Testamento, anche nella tradizione spirituale della Chiesa,
scritti di santi, insegnamenti di santi, si faceva spesso riferimento a questi flagelli divini. Uno dice, ma Dio non manda nessun flagello, Dio buono. Sta scritto qui, mastigò, perché conosce, se uno apre il Rocci, va a vedere il significato e vede quello che significa. Proprio colpire con una frusta. È proprio l'immagine dell'essere, capite, no? Ecco, quindi che significa? Significa che il nostro Signore, quando vede che noi stiamo svalvolando, la prima cosa che fa, come sempre, cerca di farcelo capire, ci manda i rimorsi di coscienza, le correzioni interiori, magari qualcuno che o con la parola o con l'esempio cerca di darti qualche suggerimento delicato, no? Perché è chiaro che il Signore ordinariamente preferisce queste modalità, d'accordo, che sono quelle migliori, e se tu recepisci, finito il discorso, si va avanti e non serve il resto. Ma è come un bambino, capite? Se un bambino non ti ascolta, che fai? Cioè, chi è stato genitore, che cosa fa? Rischi che quel bambino vada a fare una brutta fine o intervieni anche con una certa energia, non perché gli vuoi male, perché quell'intervento non è segno a ma quanto sei cattivo. I bambini percepiscono questo, mamma è cattiva, mi mena, d'accordo, papà è cattivo, mi mette in castigo. Il bambino percepisce questo qui perché non capisce che quell'intervento è finalizzato al suo bene. Ma Dio fa così con noi. Allora, perché è importante entrare in quest'ottica? Perché se io comincio a pensare, io l'ho sentito, cioè si sentono dire queste cose e a volte vengono anche messe per iscritte, cioè affermazioni che chi le fa? Io dico, ma questi, cioè, la Bibbia la conoscono, cioè, la tradizione della Chiesa la conoscono, si affermano una cosa di questo genere. Dio non castiga nessuno, Dio vuole bene a tutti. Cioè, c'è un fondo, come dire, accettabile in questa espressione, nel senso che si vuole evitare che uno si faccia un'idea brutta di Dio, di Dio che ti sta opprimendo, che ti sta sempre col fiato sul collo. Questo va bene, Dio non è così. Ma non possiamo e non dobbiamo pensare che quando è necessario Dio non interviene. Dio interviene come? E se non intervenisse sarebbe segno che non ci voglia bene. Sentite più avanti cosa dice il testo. Dice, Dio vi tratta come figli, percuote, sferza, chiunque riconosce come figlio. Sapete cosa dicevano alcuni maestri di spirito? Ah, sono delle cose veramente agghiaccianti, eh? Se qualcuno teme il Signore mi ha abbandonato, Dio è molto raro che abbandoni qualcuno, dice, ma sai quand'è che puoi pensare, probabilmente non è vero, ma che ti puoi insospettire che forse Dio ti ha abbandonato? Quando non arriva più nessuna croce. Perché l'abbandono, tra virgolette, è, senti, ti sei intestardito, vuoi fare il male, vuoi fare di testa tua, ti sei messo in testa di fare questa cosa, non c'è verso per fartelo capire, figlio mio. Fai quello che vuoi. Se uno ci pensa, sapete chi è che va all'inferno? Chi è che va all'inferno? Voi pensate che il nostro Signore, cioè che il giudizio particolare ci sta, il nostro Signore seduto come nei tribunali nostri, con le braccia conserte e così dicendo, vieni un po' qua, tu, via, l'inferno, dopo cattivo. Non funziona così. Sapete chi è che va all'inferno? Per andare all'inferno ci vogliono sempre almeno due peccati contro lo Spirito Santo. Due, eh? Sapete? L'ostinazione nel peccato, cioè il Signore dice, e basta, convertiti e smettila, ti mando questo suggerimento, ti mando questo che ti fa sta predica, poi ti faccio vedere quella cosa bella, quelle cose in televisione, poi ti mando sta croce, poi ti mando sta malattia, poi ti mando questo incidente. E tu, e quello continua, l'ostinazione nel peccato, non si converte. Poi il Signore alla fine cerca sempre di mandare gli ultimi richiami della misericordia. E qual è l'altro peccato contro lo Spirito Santo? L'impenitenza finale. Manco alla fine, cioè nonostante che è andato in fumo tutte le cose, alla fine il Signore dice, vabbè, fa un atto di contrizione, farà il purgatorio fino al giudizio universale, però almeno niente. Quindi chi è di fatto che va a finire all'inferno? Chi continua a fare di testa sua fino alla fine? Nostro Signore non ci, come dire, prende atto della nostra volontà irreversibilmente contraria a quello che Lui vuole, senza violentarla. Ecco perché i maestri dicevano, guarda che Dio ti ha abbandonato, se tu cominci a vedere che fai un macello nella tua vita e non senti nessun rimorso, e non senti nessuna cosa, e te va tutto bene in quel macello che fai, quello è brutto segno. Bruttissimo segno, il contrario di quello che noi pensiamo, no? Sapete, qualcuno inizia a pensare tutte queste croci, tutte queste cose, Dio mi ha abbandonato.
Voi sapete, no? Che i santi a volte fanno un pochino ridere, fanno un pochino sorridere, no? Santa Teresa d'Avila, che insomma è stata una grande santa, grande maestra di spirito, però ha avuto tantissime tribolazioni e croci, come tutti i santi. E un giorno gli è scappata questa cosa, è verità, è scritto nei suoi scritti, dice. Stava un pochettino parlando con il Signore, dice, mamma mia, però Signore mio, tutte queste croci, io le accetto, però insomma. E lui dice, ma scusa Teresa, non lo sai che io tratto così i miei migliori amici? E lei gli ha risposto con una battuta, dice, ecco perché ce n'è così pochi. Gli ha risposto così, perché sapete che i santi ogni tanto si possono permettere qualche uscita dinanzi all'Altissimo, no? Però quello che a noi sembra negativo è positivo, non dobbiamo fare dinanzi al Signore come i bambini. Io quando mia mamma mi dava qualche sculacciata con le palette di legno, non ero contento, d'accordo? Ho preso tante. Ma adesso ringrazio Dio che me le ha date, essendo cresciuto, perché se non me l'avesse date, così sarebbe stato. Pensare questo dell'Altissimo, certamente non è che Dio prende la paletta, capite, no? Però pensare che Dio agisce in questo modo, oltre che a restituirci l'idea corretta di un padre, perché un padre che vuole bene a un suo figlio lo corregge. Vorrei concludere, mi viene adesso in mente, dato che l'altro ieri è stato il suo compleanno e vi invito a fare gli auguri e a pregare per lui, Monsignor Giuseppe Petrocchi, ci raccontava, ora cardinale, ci raccontava a noi giovani seminaristi sempre questa storia, che gli accadde quando lui era parroco in un paesino sperduto delle Marche, non molto lontano da Amatrice a Trisullo. Lui ci raccontava questo episodio. Una domenica mattina alle 5:30 si sente suonare il citofono della canonica. Sarà morto qualcuno, ci sarà qualche olio santo. Va a aprire, era una ragazzina della sua parrocchia, di circa 14 anni. Dice, che fai a quest'ora qua? Dice, no, Don Pino, devo parlare con te, assolutamente, è successa una cosa bruttissima. Apre la porta e dice, vieni figlia mia, che è successo? Ho da poco scoperto che mio padre non mi vuole bene. Mettete seduta, che è successo? Allora, stanotte sono uscito, ho fatto una notte brava, sono stato in discoteca, ho fatto tardissimo. Papà mi aveva detto devi tornare al massimo a mezzanotte. Sono tornato a casa alle 4. Allora per entrare in casa ho messo la chiave di casa piano piano dentro la toppa, tip da varia in camera. A un certo punto sento la voce di mio padre, Francesca. Quando ho sentito mio padre, dico, mo arriva una scarica di botte che me la ricordo fino a quando campo. È un po' tardi, Vai a letto. Fine dell'episodio. La ragazzina piangeva perché il padre non gli vuole bene. E sapete perché? Perché non l'ha gonfiata. Perché se è mio padre, io ritorno alle 4 con quello che ho fatto, tutto quello che mi dice è un po' tardi, vai a letto. Vuol dire che non mi vuole bene. Pensate all'intelligenza di... E è vero, perché se torna alle 4 te pigli una bella rotta d'ossa senza farti troppo male, chiaramente, quindi senza chiamare i telefoni azzurri, eccetera. Ma non si torna alle 4 se tuo padre ti ha detto a mezzanotte a casa. Ecco, quindi capite quanto è importante questo, perché anche quando ci accadono certe cose nella vita noi dobbiamo avere una luce. Come mai mi è capitata sta sofferenza adesso? È difficile capire bene perché ci vuole anche un profondo spirito di preghiera e di orazione, ma se attraverso quella certa sofferenza il Signore cerca di correggermi da qualcosa, sicuramente io non lo capirò mai se dentro la mia testa già escludo a priori che quella cosa è una sofferenza che Dio potrebbe mandarmi per correggermi, perché se Dio non castiga mai nessuno, quindi questa è una cosa casuale, una cosa che è successa, ma Dio non c'entra niente. Capite quanto è importante non avere idee scorrette che non sono biblicamente fondate, perché la seconda lettura è chiarissima oggi, non ci serve fare una grande omelia, io ho soltanto sottolineato alcuni passaggi. Noi non possiamo rifarci un Dio a nostra immagine e somiglianza secondo le nostre categorie mentali, noi dobbiamo accogliere l'idea di Dio che ci trasmette la sua rivelazione e in base ad essa poi regolarci.
Che ripeto, se mi arriva una cosa come Dio comanda e quella è una correzione divina, già è difficile capirlo, ma sicuramente non lo capirò mai se io penso che Dio non c'entra niente, perché Dio queste cose non le fa mai per nessun motivo. Questo era un pochino il senso di quello che volevo trasmettere attraverso queste considerazioni. Siamo lodati Gesù e Maria.